Presentato in conferenza stampa presso il Palazzo della Provincia, il bando di concorso per il premio Il Giusto Più del Dovuto, un riconoscimento alle imprese della provincia di Ravenna che si sono distinte nell'assunzione di persone disabili. Presentiamo un bando che è stato messo a punto dalla provincia relativo ad un premio che sarà assegnato in coincidenza, in occasione della giornata mondiale per le disabilità, che è il 3 di dicembre. E intende premiare le aziende che si sono distinte nell'inserimento lavorativo dei disabili, inserendo più persone di quelle alle quali erano tenute per obbligo di legge, oppure attivando meccanismi di inserimento, di supporto all'inserimento lavorativo particolarmente interessanti, meritevoli, perché originali, perché capaci di tenere conto delle capacità delle persone, perché è capace di accompagnare nel percorso e nell'inserimento lavorativo delle persone. Questa iniziativa com'è nata? È nata su idea della provincia, ma abbiamo ritenuto molto importante coinvolgere tutto il territorio, perché l'idea era proprio di dare un premio per sollecitare le imprese ad essere interessate a questa tematica. Abbiamo coinvolto il territorio, vuol dire abbiamo coinvolto tutti i servizi sociali del territorio, la Camera di Commercio, le associazioni di categoria dei datori di lavoro, i sindacati dei lavoratori, l'azienda USL, la Camera di Commercio, per cui davvero tutti i soggetti che si occupano di disabilità, scusate, non ho dimenticato un soggetto importante che sono tutte le associazioni dei disabili, per cui tutti i soggetti che si occupano di disabilità e tutti i soggetti che si occupano di lavoro sono stati coinvolti, per cui è davvero l'espressione di una rete ampia che vuole stimolare dei processi imitativi. Non ci sono gettoni d'oro, non c'è un premio in denaro, c'è solo una menzione pubblica di circa il fatto che un'impresa si è data da fare in maniera particolarmente evidente. Qual è il ruolo del consorzio Agape in questo progetto? La provincia ha ritenuto utile, immagino e spero, coinvolgere il consorzio Agape per la parte che riguarda la gestione di questo progetto. Il consorzio Agape è il consorzio che riunisce tutte le cooperative di tipo B della provincia di Ravenna, consorzio unitario, e senz'altro ci sono argomenti trasversali fra l'intenzione di questo bando voluto dalla provincia e quella che è l'operatività di Agape sul territorio. Quindi noi affiancheremo la provincia soprattutto nella fase di divulgazione, di raccolta dei dati e di elaborazione dei progetti che ci verranno presentati, contando anche sul fatto che sarà un periodo molto breve, quindi dovremo darci da fare in molti per riuscire ad ottenere il risultato che speriamo di ottenere per i primi giorni di dicembre. Manuela Foiera per Ravenna Web TV.